e vi esprimo tutta la mia simpatia perché per la seconda volta mi trovo qui a Campi a celebrare la festa di San Pancrazio, del vostro santo patrono, e sempre di più dovremmo approfondire il senso cristiano di questa festa, perché essendo persone più di una volta tutti quanti, chi più chi meno, si svirgola da quelle che sono le radici autentiche, andarci a trapiantare in altro posto. E questo è il senso del peccato. Il Signore lo sa ed è venuto a salvarci dal peccato. I martiri sono coloro che ci danno l'esempio per poter essere inseriti veramente in Cristo. Profeta delle nazioni, rispose: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore disse: non dire, sono giovane, ma vada solo a cui ti mangerò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temere, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Se crollano i monti nel fondo del mare. Il Signore è vicino, nell'ora della prova. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Il Signore. Col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro, dunque, era tenuto in prigione, mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla chiesa per lui. E in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Innanzitutto, la prima lettura, abbiamo il profeta Geremia che ricorda la cosa più importante gli sia capitata nella sua vita. E che cos'è? È il giorno in cui Dio lo chiama per essere profeta. Fin dal grembo materno io ti conoscevo e ti ho costituito e consacrato. Ma mi risulta che qui a Campi dell'Umbria i signorini, così mi racconta anche qualche persona ormai avanti degli anni, vengono scelti prima ancora della propria nascita. È vero o non è vero questo? Sì, quindi attenzione che ciò che voi vivete a Calvi è la scrittura di una storia sacra che ha origini remote e proprio su quelle origini dobbiamo puntare l'attenzione di modo che, ecco, la storia non vada, come dicevo all'inizio della celebrazione, a disincarnarsi da ciò che effettivamente ha avuto nella sua origine. Allora il profeta Geremia riceve da Dio il compito di essere profeta, cioè di parlare a nome di Dio. E il profeta Geremia, come i signorini, come molti di voi, dice: ma sono giovane, come posso io fare questo?
e Dio lo rassicura dicendo: non dire sono giovane, perché io sono con te. E se Dio è con noi, è come se volesse dire questo: se Dio è con noi, noi possiamo tutto. Ma nessuno di noi deve presumere di avere Dio dalla propria parte se non fa ciò che Dio gli dice. E allora abbiamo quella bellissima espressione: Dio tocca le labbra del profeta e gli dice: metto sulla tua bocca le mie parole. Allora tutti quanti dobbiamo fare un serio esame di coscienza ogni giorno e ogni momento per capire, perché questo non è detto soltanto per i signorini, ma è detto per tutti i cristiani, per tutte le persone, se dalla nostra bocca escono le parole di Dio oppure escono altre parole. Davanti a questo ciascuno di noi potrebbe fare come un altro profeta, il profeta Isaia, che davanti a una situazione analoga dice: ahimè, sono perduto, perché riconosce il proprio peccato. Però Dio non vuole che le persone si perdano, Dio vuole che ciascuno di noi continui ad essere ciò per cui Lui è stato pensato da Dio. Immaginiamoci, cari fratelli e sorelle, noi siamo stati pensati da Dio, non siamo stati programmati, come si usa dire oggi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, non siamo stati programmati, ma noi siamo stati pensati da Dio e abbiamo un preciso compito da assolvere. Allora ciascuno di noi deve andare a comprendere qual è il proprio compito, cioè capire qual è il progetto di Dio per noi. Dice: ma quale sarà? Ecco, Dio vuole che tutti ci salviamo, che tutti siamo buoni davanti a Lui. E San Pancrazio ce ne dà un motivo ulteriore. Lui, che secondo la tradizione aveva soltanto 14 anni, era un signorino quell'appunto, quando venne martirizzato per decapitazione a Roma sotto l'imperatore Diocleziano nell'anno 304. Per coloro che credono in Cristo, perché la loro fede sia una testimonianza autentica in mezzo alla comunità cristiana, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i giovani della nostra comunità, perché seguendo l'insegnamento di Gesù possano seguirlo con la loro vita, passando per la porta che è Cristo, seguendo l'esempio di San Pancrazio. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per noi che abbiamo creduto al mistero pasquale e che oggi onoriamo San Pancrazio, possiamo essere compagni di bontà, di amore e di sacrificio. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché tutti noi siamo docili e aperti ad accogliere Gesù risorto come Dio, verità e vita. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, corpo di Cristo, che continuamente si rinnova grazie all'alimento eucaristico, perché rinsalti la viva comunione con Lui e la manifesti nel vincolo di unità dei Suoi membri. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i cristiani che si sentono chiamati a manifestare l'uomo nuovo con la parola e la vita, per portare a tutti la luce di Dio rivelata in Gesù Cristo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per il Papa Francesco, per tutti i vescovi, per il nostro Monsignor Francesco Sotto, che siano testimoni della parola di Dio, incarnata nel martirio di San Pancrazio, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, San Pancrazio! San Pancrazio! Thank you.
pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome di Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Abbiamo salva grazia! Scendere su tutti quella fede che ti condusse alla gloria di Dio. Tu l'accettasti anche con le sofferenze del martirio e l'abbracciasti con la forza dell'amore. Guidaci nella via della pace, fai gioire i nostri cuori con la luce del Signore. Protettore della nostra terra, fa che dentro di noi sia sempre presente l'insegnamento di Dio, anche a costo di rinunce e sacrifici. Purché sventoli una serie di buon valore di bontà, di amore, di comprensione e di perdono. Possiamo essere noi il vero buon valore, può esserlo la nostra stessa vita, la nostra testimonianza di figli di Dio che si aprono con il tuo aiuto definitivamente a Cristo, sommo bene e fonte del vero amore. Fiduciosi ti preghiamo, sicuri del tuo aiuto ti invochiamo. Guidaci nella via del Signore. Amen. Per dire che la festa di San Pancrazio ha convocato tutti noi che sono scesi da Milano, dalla Corsica, dalla Germania e sono venuti a celebrare il nostro Santo Patrono. Vedete, quello che ha detto il Vescovo prima è vero, il sole ci assiste, il tempo ci assiste perché noi possiamo pregare bene. Sono propositivo per superare le incoerenze religiose, morali, per formare una nuova parrocchia, una comunità cristiana sotto la guida e il patrocinio di San Pancrazio. Prima di tutto, annunciare il Vangelo sarà il nostro impegno, perché ancora oggi un mondo in cui la sfida è l'interculturalità e dell'inclusione è viva, è urgente dentro la Chiesa di Calvi e fuori di essa. Sono tanti gli uomini e le donne che ancora hanno bisogno del Vangelo, di leggerlo. E non solo nelle cosiddette terre di missione, ma anche nella vecchia Europa, Europa e nella comunità di Calvi. Guardate con gli occhi di Gesù, che desidera incontrare tutti, tutti noi di Calvi. Non dimenticate questo, tutti, 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 facendosi vicino specialmente ai più poveri, toccandoli con le sue mani, fissando il suo sguardo, per questo è importante pregare, pregare. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Abbiamo salvato grazia! Glorifica.
con la vostra vita e andate in pace.